Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, ci andiamo a montare insieme questi quattro numeri della Tumbler Batmobile, così andiamo a costruire i nostri sedili, sperando che non ci siano difficoltà e soprattutto che i pezzi siano corretti, perché se così fosse, secondo me sarà un montaggio molto veloce. Quindi proseguiamo e iniziamo immediatamente con il numero 20. Perfetto, allora iniziamo con il numero 20 e andiamo a recuperare i pezzi. Come vedete sono pochi, sono questi quattro pezzi qui e poi c'è questo grande. Allora, adesso noi dobbiamo andare a prendere quindi questo pezzo che ci avevano dato la volta precedente e lo dobbiamo unire con uno di questi, quindi andiamo a vedere. Ok, mi sembrano assolutamente uguali, quindi andiamo a vedere qual è il lato corretto e poi lo avvitiamo con le viti CP. Quindi ok, allora questo perno lo infiliamo in questo buco, lo andiamo a mettere in questo modo. Questo entra a pressione da questo lato, mentre quell'altro dall'altra parte va avvitato. Quindi andiamo a prendere una vite CP e andiamo ad avvitare qui. Diciamo che mi aspetto che la plastica, sì, in effetti è molto buona, entra senza problemi, quindi possiamo fare la stessa cosa dall'altro lato. Andiamo a prendere qui il pezzo, lo inseriamo, ecco, qui a pressione, e sopra invece lo lasciamo libero per essere avvitato. Allora, facciamo attenzione. Ok, scegliamo il verso giusto, eccoci qui, andiamo ad avvitare questa vite. Perfetto, quindi questa parte l'abbiamo completata. Poi a questo punto prendiamo la seduta e avviciniamo qui a questa zona. Adesso devo capire un attimo bene dove va inserito, perché qui vedo la plastica che è leggermente piegata, quindi prima di fare danni voglio vedere bene. Ecco, dovrebbe andare così. Sì, ecco, quindi no, non vedo niente perché va così. Va semplicemente un po' allargata. Avevo semplicemente timore di allargare qui, per cui possiamo prendere altre viti CP e avvitare. Vediamo qua se entrano anche qui le viti correttamente. Allora, vediamo un attimo. Perfetto. Sì, questa dovrebbe entrare, mi sembra perfetta. Ok, e poi da qui, diciamo dall'altro lato, abbiamo questa. Andiamo a mettere l'altra vite che mi è caduta, perché io ovviamente mi ostino ad usare un cacciavite che non è magnetizzato, ma mi piace particolarmente la punta perché è molto dura, quindi diciamo che mi trovo bene. Allora, però diciamo qui non mi sta corrispondendo il foro dietro, quindi vado a mettere la vite, ecco, forse adesso sì, perfetto, e andiamo ad avvitare. Una volta eseguito questo passaggio ci rimane solo una cosa più semplice, ovvero mettere questi due pezzi qua. Allora dobbiamo vedere che uno va inserito qua a pressione, ci sono i fori, uno qui e uno qui, quindi lo possiamo inserire, ecco, in questo modo, vedete? E la stessa cosa la andiamo a fare dall'altro lato. Ci sono sempre i fori disponibili e quindi lo infiliamo così e diciamo abbiamo terminato questo primo numero. Ok, ecco qui i pezzi del numero 21 che apriamo e andiamo a mettere qui. Allora, eccolo qua. Quindi praticamente abbiamo questi due pezzi che dobbiamo unire tramite l'adesivo, gli adesivi. Diciamo che io non gradisco molto gli adesivi perché so che poi alla fine si perdono, si staccano, perdono forma, eccetera, ma in generale se hanno deciso così un motivo ci sarà. Svuotiamo le viti CP qui sopra e andiamo a mettere. Allora, c'è questo adesivo qua, quello più grande, ovviamente lo mettiamo qui. E quello piccolo lo mettiamo qua di sotto, così andiamo a rimuovere l'altra parte di sopra. Devo dire che a differenza di altri adesivi, questi mi sembrano buoni perché essendo più spessi, diciamo, sono facilmente
si possono maneggiare facilmente, sono maneggevoli, e quindi diciamo, ecco, poi c'è anche questa parte che sembra essere morbida, per cui a questo punto possiamo mettere la seduta al suo posto e andare ad avvitarla. Adesso dobbiamo solo trovare i fori d'invito, perché qui ci sono, ecco, ci sono questi quattro. L'importante è farne combaciare uno, poi insomma dovrebbe essere tutto, ecco qua, di conseguenza una volta che se ne mette uno tutto dovrebbe andare bene, e quindi possiamo andare a mettere una vite CP qui sotto e subito dopo andiamo a mettere l'altra. Come vedete, diciamo, se i pezzi sono fatti bene è un montaggio piuttosto veloce come pensavo, e quindi questa è la seduta anche piuttosto morbida, per cui possiamo procedere. Ok, apriamo i pezzi del numero 22 che sono praticamente uguali a quelli che abbiamo appena visto, quindi andiamo a prendere gli adesivi, le viti CP per avvitare poi il sedile sul pianale della nostra macchina, e allora andiamo a costruire qui la seduta, o meglio, più che costruire, andiamo a mettere gli adesivi. Quindi abbiamo un adesivo rettangolare da mettere qua e un adesivo quadrato piccolo da mettere di sotto. Lo andiamo a mettere qui, così, perfetto. A questo punto andiamo a rimuovere anche qua la parte che copre l'adesivo e andiamo a metterci sopra il nostro sedile, la nostra parte morbida. Perfetto. A questo punto direi che possiamo andare a mettere qui il tutto. Come vedete entra veramente alla grande senza problemi, e possiamo poi avvitare. Adesso dobbiamo vedere dove si avvita. Ah no, entra, ah no 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 no, stavo dicendo una cavolata, questo entra a pressione. Quindi una volta fatta questa parte la possiamo avvitare. Quindi a questo punto possiamo prendere il nostro pianale e andare a metterci sopra il sedile, che chiaramente deve combaciare con i quattro fori, questi qua. Sono quattro fori che andiamo poi ad avvitare con altre viti CP che ci hanno fornito e che diciamo ogni volta poi abbiamo un avanzo di una vite, ma noi le andiamo a mettere nel nostro organizer, così se dovessero servirci in futuro le abbiamo di scorta. Allora andiamo a mettere le viti in diagonale come al solito, così da bloccare bene il pezzo, e poi procediamo con l'altra diagonale, quindi prima una vite e poi l'altra, e devo dire che mi piace molto come sta avvenendo. Diciamo che forse avrebbero potuto mettere una vite anche sulla seduta dello schienale superiore, diciamo, però vabbè, un dettaglio, tanto alla fine sappiamo bene che questi modelli non è che vengono mossi o se ne vanno in giro, ma ecco, diciamo che questo è il risultato del sedile, quindi il sedile di Batman montato nel suo posto. Abbiamo qua i comandi che sono mobili, per cui possiamo proseguire con l'ultimo numero. Ecco i pezzi del numero 23, che sono diciamo gli stessi dell'altro sedile che abbiamo già fatto, e quindi dovremmo essere ancora più veloci. Andiamo ad aprire le viti CP che mettiamo qua e cominciamo a costruire. Allora abbiamo questo pezzo che va rivolto in questo modo, e poi abbiamo il pezzo che va sulla R, cioè dove c'è scritto R, anche se a sinistra, ma chiaramente è speculare, e il pezzo con scritto L. Allora dobbiamo inserire questi fori qui, vedete che ci sono i fori per inserire in questo modo, e dall'altro lato andiamo a fare la stessa cosa prendendo sia i fori laterali che il perno centrale, quindi diciamo molto semplice. A questo punto andiamo a recuperare questi altri due pezzi qui. Anche questi hanno la lettera R, questo e questo altro ha la lettera L, quindi li andiamo ad inserire qui. Allora, questo lo mettiamo qua e dobbiamo metterci una vite sempre CP, quindi me la prendo prima sul cacciavite, ricontrollo che sia il pezzo con la R, sì, lo mettiamo qua e andiamo ad avvitare. Diciamo poi qui dovremo fare la stessa cosa
con il prossimo numero o i prossimi numeri, adesso non so esattamente quando, ma insomma finiremo questo sedile nello stesso modo in cui abbiamo finito l'altro. Stessa cosa dall'altro lato, prendiamo la vite, la mettiamo qui sopra e andiamo ad avvitare. Allora facciamo una cosa, me lo reggo così e avvicino, vediamo un po' se entra. Perfetto, andiamo a mettere la vite qua e con questa vite terminiamo questo montaggio, perché chiaramente poi dobbiamo aspettare la prossima spedizione per proseguire. Beh, che vi avevo detto, si era visto che il montaggio sarebbe stato facile, ma devo dire allo stesso tempo anche molto soddisfacente. Questo pezzo ovviamente è incompleto, ma sappiamo già come verrà grazie a questo qui che abbiamo completato. Devo dire, appunto, come dicevo prima, forse un'aderenza migliore della parte interna sarebbe stata gradita, ma se per ipotesi si dovesse staccare o non dovesse combaciare bene, basterà metterci un po' di colla o un adesivo diverso, magari più forte. Comunque a questo punto, diciamo, non c'è altro da dire per questo video, perché dobbiamo attendere la prossima spedizione per proseguire il sedile del passeggero e poi chissà in quale step arriveremo. Quindi a questo punto vi chiedo il solito pollice in su se vi è piaciuto il video e vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina. Abbiamo superato gli 8000 iscritti, sono molto contento, quindi cerchiamo di crescere sempre di più, e quindi io a questo punto vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!